Have a nice week. Lucetti. Sei anche tu una di quelle persone che cerca sempre di fare qualcosa al massimo della perfezione e alza la barra delle aspettative così alta da rendere praticamente impossibile riuscire a superarla. Ora, siamo onesti, cercare di raggiungere la perfezione equivale un po' a cercare di raggiungere l'orizzonte. Buona fortuna nell'impresa. Abbiamo questo ideale di vita che continua a spostarsi nel tempo come l'orizzonte fa nello spazio e ci lascia continuamente esausti, sempre più stanchi, nel disperato e vano tentativo di riuscire a raggiungerlo questa volta. E a volte ci lascia del tutto paralizzati, perché è impossibile riuscire a raggiungere la perfezione, non ce la faremo mai. Ed è una buona cosa. Immagini che vita sarebbe una vita perfetta, la vita più noiosa del mondo. Non ci sarebbe spazio per crescere, non ci sarebbe spazio per sbagliare, non ci sarebbe spazio per migliorare. Che tipo di vita è mai questa? La vita è crescita, la vita sono sfide, la vita sono cadute continue e la capacità di rialzarsi continuamente fino a quando non abbiamo imparato a camminare. Così possiamo imparare a correre, poi possiamo imparare ad arrampicarci e poi chissà, possiamo forse imparare anche a volare. E certo, questo significa anche accettare che ci vorrà un bel po' di tempo per riuscire ad arrivare dove abbiamo in mente. Soprattutto quando abbiamo appena cominciato a fare qualcosa di nuovo, oppure stiamo imparando qualcosa che non sapevamo fare prima. E quella classica situazione, la più comune fra tutte, in cui cominciamo subito a paragonare l'inizio del nostro viaggio alla metà o alla fine del viaggio di qualcun altro. Il modo migliore, tra l'altro, per sentirci abbastanza stupidi o scemi. E così perdiamo la motivazione, cominciamo a convincerci che non siamo tagliati per fare una certa cosa o che non ce la faremo mai, anche e soprattutto quando magari dobbiamo farla controvoglia, perché fa parte di un progetto molto più grande e ci serve per realizzare quello che può essere un obiettivo molto molto più importante per noi. Quindi come riuscire a continuare per la nostra strada anche quando i risultati non sembrano arrivare mai? C'è una sola regola e consiste nel puntare al progresso e al miglioramento, non alla perfezione. Consapevoli che comunque siamo ogni volta una versione di noi stessi che può essere aggiornata in quella successiva, un po' come se fossimo un'app in beta permanente e quindi soggetta a continue migliorie, a continui cambiamenti, ma sempre e comunque completa in questo preciso istante. Lasciamo che migliorare e continuare a sbagliare e anche rialzarci rappresentino la naturale conseguenza della nostra scelta di non arrenderci. Nel momento in cui riusciamo ad applicare questo mindset ad ogni cosa della nostra vita, tutto cambia. Ma ora comincia la parte come sempre più bella del video. Fammi sapere nei commenti qui sotto quando è stata l'ultima volta che non sei riuscito a raggiungere le tue aspettative, dove ti sei sentito frustrato perché nonostante i tuoi sforzi non riuscivi ad ottenere i risultati desiderati e dove nella tua vita puoi cominciare ad abbandonare questa ansia da prestazione, questa convinzione di dover fare qualcosa alla massima perfezione, puoi abbracciare finalmente lo stato di beta permanente. Non vedo l'ora di saperlo nei commenti qui sotto, perché ricorda che non c'è migliore modo di crescere che farlo insieme. Ti è piaciuto questo video? Allora non dimenticare di iscriverti al canale e di condividerlo con tutti i tuoi amici. E se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita, non aspettare un secondo di più e vieni a trovarmi su ceciliasardeo.it per accedere ad ulteriori strumenti pratici che condivido solo via mail. Fino al prossimo episodio, un grandissimo abbraccio di luce. Non sei ancora parte della Svolta School? Che cosa aspetti? Visita lasvoltaschool.com e unisciti alla prima scuola in Italia per la tua crescita personale.